soprattutto a chi ha organizzato. Siamo qui e grazie al gruppo degli attivisti di Roma e al gruppo parlamentare, dei nostri parlamentari che si sono messi al lavoro fino all'ultimo minuto per organizzare questo momento di festa. La prima cosa che voglio dirvi è che noi qui festeggiamo il governo del cambiamento e lo possiamo... Stato giuramento come ministro dello sviluppo economico e del lavoro della Repubblica Italiana e ci tenevo qui davanti a voi a mantenere la prima promessa che ho fatto in questi giorni. Sergio Bramini è un imprenditore, vorrei raccontarvi la sua storia, è un imprenditore che in questi anni vantava un credito con lo Stato, cioè la sua azienda aveva lavorato per lo Stato e lo Stato non lo ha pagato. Questo ha causato il fallimento dell'azienda di Sergio, perché non riusciva ad un certo punto più a pagare gli stipendi, a pagare più nulla. E inoltre, oltre al fallimento, qualche giorno fa lo Stato gli ha pignorato anche la casa. Pensate, lui vanta tuttora, fermi, non c'è bisogno di fischiare, da oggi lo Stato siamo noi. Un attimo. Gli ha pignorato la casa nonostante lui vantasse dei soldi allo Stato. Bene, io gli avevo promesso una cosa. Siccome siamo arrivati tardi per la sua casa, ma non per quella di tanti altri imprenditori che sono in difficoltà come lui, da lunedì Sergio è esperto del Ministero dello Sviluppo Economico e verrà a lavorare con me per fare una legge per aiutare tutti gli imprenditori di questo paese, che sono quelli che danno lavoro e che fanno girare l'economia e che lo Stato ha massacrato in tutti questi anni. Gliel'avevo promesso
e l'abbiamo mantenuta. Ci metteremo a lavorare insieme. Non so se sarà facile aiutare tutti, Sergio, ma insieme, con l'esperienza che hai fatto, eviteremo tanti altri problemi a tanti altri imprenditori. Gli passo la parola e vi chiedo di ascoltarlo per qualche minuto. Grazie. Ringrazio Luigi per l'incarico che mi ha voluto affidare e farò di tutto per meritare la sua fiducia. La bozza di legge è già pronta, quindi in settimana verrà presentata e poi bisognerà legiferare su questa base. E la legge prevede una riforma della legge fallimentare, prevede di mettere mano alla legge delle banche, la legge 119/2016, e di eliminare il famigerato articolo 560 che ha consentito che io e la mia famiglia fossimo sloggiati con la forza. Perché se in casa di voi c'è un anziano, un disabile o un minore, sarete sloggiati con la forza per impreziosire l'asta e il valore dell'immobile. Questo articolo deve assolutamente sparire e dovremmo anche rendere impignorabile la prima casa. Io sono convinto che da oggi lo Stato, che io ho visto in questi 7 anni come un nemico, non l'avremo più al fianco come un nemico, ma al fianco come un amico. Adesso, prima di dirvi qualche parola, voglio presentarvi i ministri della Repubblica del Movimento 5 Stelle. Il generale dei Carabinieri Sergio Costa, al Ministero dell'Ambiente. Giulia Grillo, Ministro della Salute. Barbara Lezzi, Ministro per il Sud. Alberto Bonisoli, Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo. Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa. Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia. Edoardo Sigilli. E Riccardo Fraccaro, oltre ad essere il ministro dei rapporti col Parlamento, è il primo ministro della democrazia diretta della storia della Repubblica. E ovviamente un grande saluto va a Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio dei Ministri, che ringrazio per l'impegno che ha deciso di portare avanti in questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane, perché come ricorderete era nella nostra squadra di governo. Tutti hanno detto quella squadra è una squadra che ha presentato semplicemente per la campagna elettorale. Eccoli qui i ministri, e ovviamente ci sono anche i ministri degli altri gruppi, del gruppo della Lega, e ovviamente manca qui il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, che salutiamo, che non è potuto esserci. Un grazie va a tutti i parlamentari che ci hanno portato avanti nelle ultime settimane in questa difficile trattativa. Questa piazza era stata convocata in un momento di tensione del paese, in cui sembrava tutto finito, tutto perduto, che non si potesse fare il governo e che c'erano delle serie difficoltà. Io voglio dirvi una cosa, sono stato io il primo ad essere stato critico nei confronti del Presidente della Repubblica, ma gli riconosco la ragionevolezza di avermi incontrato 2 o 3 giorni dopo, ci siamo parlati, abbiamo trovato una soluzione insieme ed è nato il governo del cambiamento. E quindi saluto lui e saluto Roberto Fico, il nostro Presidente della Camera, che ci ha dato una grande mano in questi giorni. Ci sono tanti meriti di tante altre persone che hanno lavorato dietro le quinte, non solo tra i parlamentari ma anche tra gli staff, tutte le persone che ogni giorno
utilizzano i social, che ci danno una mano a raggiungervi ogni giorno. Quelle persone le ringrazio. Oggi è una giornata di festa, ma se siamo qui non è grazie a 4 o 5, è grazie a tanti, e tra questi c'è chi parlerà dopo di me, prima di tutto, che è Beppe Grillo, senza il quale non saremmo mai arrivati fino a qui. Voglio dirvi due parole. Ieri ci è stato dato un potere, quando abbiamo prestato giuramento, un'emozione incredibile, ci è stato dato un potere nelle mani. È il potere di cambiare le cose, è il potere di utilizzare il potere per i cittadini e non per se stessi. Nulla sarà semplice, ve lo dico con molta franchezza, nulla sarà semplice, però vi posso dire che non saremo quelli che si autocertificheranno i risultati. Non verremo a dirvi abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto bene, perché magari qualche indice va meglio. Non dovremo perdere queste piazze, non dovremo perdere il contatto con le persone, perché voi ci dovrete dire se avremo migliorato la qualità della vostra vita. È la grande promessa che vi avevamo fatto nell'andare al governo di questo paese. E adesso abbiamo il potere per cambiare le cose. Lo amministreremo con disciplina ed onore, come dice la nostra Costituzione, e con grande rispetto delle persone e dei loro problemi. Dopo parleranno gli altri ministri per i loro ambiti di competenza. Io oggi, nonostante fosse un giorno festivo, ho deciso di aprire il Ministero dello Sviluppo Economico e di mettermi al lavoro il prima possibile, perché c'è tanto da fare. Ieri sera alle 10 ho conosciuto i dipendenti dello sviluppo economico e del lavoro e siamo stati fino a tardi insieme a capire quali sono le prime incombenze, le prime cose da fare. Con questi due ministeri dobbiamo metterci al lavoro per creare lavoro. Lavoro per chi non ce l'ha, lavoro per chi ce l'ha ma non ha dignità, lavoro per chi l'ha perso e adesso non sa dove sbattere la testa. Lavoro per gli imprenditori, perché loro danno lavoro. E soprattutto una pensione a chi ha lavorato una vita. Questi sono i punti che mi sento di poter dire che dobbiamo raggiungere. Come si fa? Si fa pensando prima di tutto che cos'è il lavoro. Lavoro non è essere pagati 2 euro al giorno, quello è sfruttamento. Se deve esistere lavoro, deve esistere un salario minimo orario, sotto il quale non puoi pagare una persona, al di sotto del quale non puoi pagare una persona. Se deve esistere lavoro, non può essere un lavoro iper precario. Il Jobs Act lo dobbiamo rivedere, dobbiamo dare stabilità alle persone, dobbiamo finalmente dare la possibilità di crearsi un futuro ai giovani e ai meno giovani che cercano lavoro. Dare una pensione a chi ha lavorato una vita significa superare la legge Fornero, è una competenza del mio ministero e mi ci metterò al lavoro con tutte le mie forze, con quota 100. Dare lavoro agli imprenditori significa lasciarli in pace, via spesometro, redditometro, studi di settore, tutte scartoffie che stanno rendendo la vita un inferno a gente come Sergio. E dare lavoro significa anche capire che cos'è il lavoro oggi, è un concetto che sta tanto a cuore a Beppe, a Davide, i lavori del futuro, cominciare ad affrontare il tema di quali lavori stanno scomparendo e quali invece stanno nascendo e sui quali dobbiamo investire. C'è un mondo lì fuori che è stato ignorato dalla politica, io spero di fare del mio meglio, ma ce la metterò tutta e non vi descrivo l'emozione di poter entrare in un ministero, studiare tutti i dossier e dire ma la soluzione secondo me è questa, posso applicarla? Sì, sei ministro della Repubblica, la puoi applicare finalmente dopo tanti anni in cui nonostante siamo stati all'opposizione abbiamo ottenuto l'approvazione di leggi importanti come la legge sugli ecoreati, in cui Sergio da generale dei carabinieri del corpo ambientale ci ha dato una grande mano. Abbiamo approvato la legge sul testamento biologico grazie a persone come Silvia Giordano e Matteo Mantero. Abbiamo approvato la legge che porta il nome
di Paola Taverna, che è quella sullo screening neonatale. Ne abbiamo approvate stando all'opposizione. Oggi siamo maggioranza, ma soprattutto sappiamo quello che dobbiamo fare, perché prima di individuare i ministeri, prima di individuare i sottosegretari, prima di individuare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo chiesto alle forze politiche che volevano dialogare con noi di sedersi intorno ad un tavolo e intorno a quel tavolo stabilire un contratto di governo sulle cose che si devono fare per l'Italia, perché prima vengono i cittadini e poi vengono i membri del governo. E ci siamo riusciti, tutti ci prendevano in giro sulla storia del contratto di governo, eppure ce l'abbiamo fatta. Se ci pensate, abbiamo imposto un metodo nella formazione del governo e nulla sarà più come prima. Ed è per questo che penso che ieri sia finalmente nata la Terza Repubblica, che oggi festeggiamo con il 2 giugno. Ci sono tante altre cose da fare, ma dobbiamo tenere ben presente le sofferenze delle persone. Quello sarà il nostro faro, la sofferenza delle persone, degli insegnanti, dei medici, degli infermieri, degli imprenditori, dei lavoratori, dei disoccupati, dei giovani. Io l'ho detto oggi in un video dal Ministero, ho detto chiaramente: dovremo riformare i centri per l'impiego, perché non devono essere più un'umiliazione per chi non ha lavoro, devono essere una soddisfazione, perché io se vado lì devo trovare il modo di trovare lavoro. Staremo vicino ai nostri sindaci, che se la sono cavata bene nonostante tutte le difficoltà, e adesso da questi ministeri gli potremo dare una grande mano. Ma soprattutto vi restituiremo le chiavi delle istituzioni, perché con un ministro alla democrazia diretta e un contratto di governo che prevede il referendum propositivo senza quorum, avrete la possibilità di fare le leggi senza pregare i politici. E se ci riusciremo a farlo, e allora torneremo al principio, a quando è nato il movimento, che è nato non per impadronirsi del potere, ma per restituirlo ai cittadini. E se ci pensate, Giuseppe Conte è il nostro concetto di cittadino che entra nelle istituzioni, un avvocato che è sempre stato dalla parte dei consumatori, quelli truffati, quelli colpiti, che abbiamo deciso di coinvolgere in questa grande esperienza. E non l'abbiamo coinvolto giusto per dargli un contentino, no, gli abbiamo dato la massima fiducia, e oggi è il capo del governo di questo paese. Abbiamo portato i cittadini nelle istituzioni, nel vero senso della parola, quello che dicevamo 10 anni fa, quando siamo nati. E io sono felicissimo, perché grazie alle trattative sul contratto di governo, grazie al lavoro che abbiamo fatto nella composizione di questa squadra, grazie a tutto il lavoro che è stato portato avanti in questi mesi, abbiamo portato al governo il nostro vero leader, che è il programma del Movimento 5 Stelle, che è la grande occasione che abbiamo per rimettere a posto le cose. Lo so, ci sono tanti temi di cui vorreste sentir parlare, e ovviamente avranno modo di parlarne anche i nostri ministri. C'è un pensiero che va a tutti i truffati delle banche, quelli che sono stati ignorati o peggio sacrificati sull'altare delle banche, che erano legate per conflitto di interessi ad alcuni ministri del passato governo. Vi risarciremo, ci mettiamo al lavoro per risarcire i truffati delle banche, perché quelle persone sono vittime di un'ingiustizia politica, ma di un grande conflitto di interessi che ha alimentato la Seconda Repubblica e che deve finire con la Terza Repubblica, che è la Repubblica in cui i politici fanno un passo indietro, i cittadini fanno un passo in avanti. In questi giorni le sensazioni sono state altalenanti. C'erano stati dei momenti in cui credevo che fosse finito tutto e altri in cui pensavo che potessimo andare veramente al governo. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ma non è stato semplice, per una ragione molto chiara. Alcune volte magari non si comprendevano neanche le cose che stavamo facendo, perché era tutto così veloce, tutto così imprevisto. Ma dovete sapere che se ce l'abbiamo fatta è perché ogni tanto, scorrendo la mia bacheca Facebook o il mio WhatsApp o il mio cellulare, trovavo sempre un messaggio di uno di voi che mi diceva: non mollare, vai avanti. Ed io sono qui veramente
a ringraziarvi col cuore del sostegno che mi avete dato, che non è stato per niente semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso inizia il bello, adesso inizia il cambiamento. Per me è un onore presentarvi i nostri ministri della Repubblica. La parola a Sergio Costa, il nostro ministro dell'Ambiente. Grazie, grazie a tutti.